Ciao Giovanni, allora parliamo un po' di beni comuni. Cosa vuol dire che un bene comune è di tutti, veramente secondo te? Ma un bene comune significa che nel momento in cui un'amministrazione si rende conto di una grossa difficoltà a poter gestire degli spazi e dei luoghi, che si siano confiscati o semplicemente luoghi abbandonati, luoghi inutilizzati, crea una difficoltà alla gestione, perché spesso diventano anche luoghi dove cioè che vengono occupati in maniera abusiva, oppure vengono magari fatti nelle nostre zone, questa è una cosa che è molto in uso, depositi di armi o latitanza di criminali per dei criminali o luoghi dove si vanno a drogare, spaccio, eccetera. Quindi sono dei luoghi che non sono semplicemente abbandonati, ma spesso diventano anche, che ne so, dove vengono sversati rifiuti speciali. Cioè sono dei luoghi che creano una grossa difficoltà all'amministrazione, e poi c'è una difficoltà anche nella tenuta, perché magari cade un cornicione, cade qualcosa, quindi fai del male. Voglio dire, anche che nelle nostre zone dove non esiste nulla, non esistono campetti di calcio, non esistono luoghi di aggregazione, spesso diventano luoghi di aggregazione anche di bambini che li cominciano a vivere rischiando di farsi male. Allora è una difficoltà, non è, spesso nelle nostre zone viene passato come una regalia, come se fosse l'attenzione dell'amministrazione pubblica rispetto all'associativismo, perché magari ha una problematica. Semmai è il contrario, semmai l'associativismo, le associazioni, le cooperative, le organizzazioni, i comitati, i cittadini, che vengono incontro a una difficoltà dell'amministrazione. Allora, prima cosa, l'amministrazione deve ammettere che è una difficoltà che ha e non lo sta regalando. Secondo luogo deve, perché spesso succede che le associazioni, l'associazionismo così risparmia in fitti, in utenze, che su un piano, su un budget sociale incidono tantissimo. Allora è un dare e avere, ma l'amministrazione deve fare un passaggio importante, che è quello di ammettere una difficoltà, che non che sta facendo un regalo, una concessione, quasi. Qualche volta può anche accadere che in questo modo si gestisce una sorta di clientelismo, perché quando tante associazioni vengono a bussare alla porta perché non hanno i fondi per poter pagarsi un fitto, a un certo punto tu fai anche una cenita. La cenita in base a che fai? Veramente sempre sulla valenza del progetto? Secondo me non sempre. Allora, il bene comune esiste, l'amministrazione si deve preoccupare di riconsegnarlo alla comunità. Se non ci riesce, chiede aiuto alle associazioni, le quali si occupano di riconsegnarlo alla società. Ci sono dei campi di calcetto a Barra che abbiamo fatto ristrutturare noi, senza l'aiuto dell'amministrazione pubblica, abbiamo convinto Save the Children a venire ad aggiustare, hanno pagato, hanno investito 145.000 euro, quindi una somma gigantesca. Dopodiché non abbiamo chiesto le chiavi dei campetti, perché poi dovevamo gestirli noi, abbiamo chiesto la presenza di custodi che, venendo pagati, facessero il loro lavoro, giardinieri che, venendo pagati, facessero il loro lavoro. Perché è semplice, basta farlo amare al popolo, il popolo è il popolo che lo gestisce, non c'è bisogno di qualcuno che ti fa vedere quanto è bravo a farlo diventare comune. Era già comune. Grazie Giovanni, viva il tappeto di quadri.